Debbo comunicarvi che a pochi giorni di distanza dal gioioso annuncio della nomina del nuovo arcivescovo di Milano, Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini, il Santo Padre ha preso un'altra decisione che esprime la sua stima per la nostra Chiesa. Ha nominato vescovo di Brescia Sua Eccellenza Monsignor Pier Antonio Tremolada, ausiliario. Come vicario episcopale di settore, Monsignor Tremolada è stato punto di riferimento per l'evangelizzazione, cioè l'annuncio della parola di Dio, i sacramenti e la catechesi, oltre che per le cause dei santi e per la pastorale liturgica. Dedicandosi inoltre al vasto e delicato ambito dell'educazione, si è occupato degli oratori, della pastorale dello sport, della pastorale scolastica e universitaria, dell'insegnamento della religione ed ha seguito con speciale attenzione i collegi arcivescovili. Prima di ricoprire l'incarico di vicario di settore, Monsignor Tremolada, dottore in scienze bibliche, ha insegnato nel seminario di Venegono ed è stato responsabile della formazione del clero e del diaconato permanente. Ai sacerdoti, ma anche a molti fedeli, è ben nota la sua notevole conoscenza delle sacre scritture, con la modalità tanto limpida quanto profonda di presentare la parola di Dio, incarnandola sempre nelle situazioni concrete dell'esistenza personale ed offrendo illuminanti indicazioni di lettura dell'attuale frangente di cambiamento d'epoca, anche di recente, in uno dei dibattiti al Piccolo Teatro dei Dialoghi di Vita Buona, ha sorpreso tutti attraverso una sua particolare esplicazione che penso avrà modo di pubblicare. Il tratto amabile del carattere del Vescovo Pier Antonio ben esprime la sua personalità umile e trasparente. La Chiesa di Brescia, un'enorme chiesa, 1.200.000 abitanti, 1.000 sacerdoti, tra sacerdoti secolari e regolari, dicevo, questa chiesa a noi particolarmente cara per la figura del Beato Paolo VI, già arcivescovo di Milano, ricca di vita ecclesiale e feconda di istituzioni sociali e culturali, avrà sicuramente la possibilità di toccare con mano le doti del vescovo eletto. Il Concilio Vaticano II ci ha insegnato che la Chiesa particolare è ad immagine della Chiesa universale e ci ha insegnato che ogni vescovo, all'interno della successione apostolica, cum Petro e sub Petro, va sempre concepito come destinato alla Chiesa tutta. Questa visione ecclesiale, autenticamente cattolica, che coniuga sapientemente dimensione particolare e dimensione universale, trasforma in una ricchezza per tutti il dono che la Chiesa milanese oggi fa a quella bresciana. In questo momento a Brescia sta avvenendo un gesto di questo genere e a Roma la sala stampa sta dando la notizia a tutti. Questo dono contribuisce a rafforzare non solo la comunione tra le nostre due diocesi, ma anche tra tutte le chiese lombarde e più in generale tra tutte le chiese. Per questa ragione viviamo il distacco, che è sempre una dimensione dell'autentico amore, dell'autentico affetto, distacco che ci è richiesto da questa nomina, non come una perdita, ma come un guadagno di comunione per tutti i fedeli. Quindi, con gioia, assicuriamo al nuovo vescovo di Brescia preghiera costante e intenso affetto.